Però questa esclusiva della Repubblica, secondo me, sa tanto di vi butto il nome di Pioli, così vedo la vostra reazione. La reazione ovviamente è negativa e quindi Pioli non verrà preso. Signori, buon pomeriggio, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Detto il Darion e oggi siamo qui riuniti per parlare ancora del Toto Allenatore. Perché, ragazzi, in questi giorni vi ho portato un po' varie fonti, vari giornali, varie personalità. Però in questo video, oltre a parlare anche un po' della partita di lunedì, perché lunedì c'è una partita, per chi se lo fosse dimenticato, oltre a parlare della partita, parliamo un po' del punto di vista di Fabrizio Romano sulla questione panchina Napoli, perché come ben sapete Fabrizio Romano, da parte mia, diciamo, è la persona di cui più mi fido io per quanto riguarda il calciomercato. Quindi in questo video, ragazzi, andiamo un po' un attimo ad analizzare diciamo, il punto di vista di Fabrizio Romano sulla panchina del Napoli e poi parleremo della clamorosa ultima ora della Repubblica che è uscito stamattina. Prima di cominciare, però, vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale. Mi raccomando, ragazzi, siamo arrivati ai 3.300 e vi ringrazio veramente tanto. Adesso, prossimo obiettivo, next step, 3.500. Ecco, arriviamo ai 3.500 il prima possibile. Attivate poi la campanella, mi raccomando, è tutto gratis, fatelo. Detto questo, piccola parentesi, oggi è il 4 maggio, quindi una data che per noi tifosi del Napoli è 4 maggio 2023, sembra passata un'eternità, invece tra poco più di 7 ore sarà passato esattamente un anno da quell'Udinese Napoli. È incredibile come in un anno si possa veramente passare da così, cioè, anzi da così a così, è veramente incredibile. Oggi purtroppo è anche un giorno, diciamo, triste per un'altra tifoseria, perché oggi è il 4 maggio, l'anniversario della tragedia di Superga. Quindi oggi, diciamo, è una data speciale in positivo e in negativo, un po' per noi tifosi del Napoli e poi anche per quelli del Torino. Comunque, ditemi nei commenti, ragazzi, oggi dove stavate un anno esatto fa. Detto questo, cominciamo e andiamo a vedere, a leggere le parole di Fabrizio Romano, che ieri ha fatto una diretta su Twitch sul canale di SOS Fanta. Per chi non lo sapesse, SOS Fanta è una testata che parla di fantacalcio, ma che abitualmente, ecco, fa dirette con Fabrizio Romano, dove diciamo dà queste notizie di calciomercato, quelle più recenti. Fabrizio Romano ha fatto un piccolo recap sulle varie panchine in Serie A e tra le varie ha parlato anche di Conte e del Napoli. Andiamo a leggere il pezzo su Conte. Queste, ragazzi, sono tutte parole dette da Fabrizio Romano, è proprio il virgolettato. Antonio Conte, la sua apertura al progetto Napoli l'ha data da tempo, quindi ci conferma appunto che Conte ha dato disponibilità ad allenare il Napoli, un po' quello che aveva detto anche Di Marzio. Poi si parla del Chelsea, c'era questa voce secondo la quale Conte si sarebbe offerto al Chelsea, falso, dice Fabrizio Romano. Poi qua attenzione perché è un punto fondamentale. Il Chelsea ha tanti giocatori giovani, se guardate l'età media è una fra le più basse in Europa e sappiamo che Conte gradisce avere progetti con squadre più pronte per vincere. Qua diciamo che Fabrizio Romano ci ha dato un po' la risposta, no? Perché noi sappiamo benissimo qual è il modus operandi della società: prendere i giovani e farli diventare, diciamo, farli esplodere e farli diventare dei giocatori pronti per piazze più importanti. E questa cosa sicuramente va a cozzare con un Conte che invece vuole un progetto basato su giocatori fatti e finiti, anche se qualche piccola eccezione, dobbiamo essere onesti, c'è stata. Per esempio guardiamo Hakimi, Kulusevski al Tottenham, però diciamo che in linea generale Conte vuole un progetto fatto di giocatori comunque già pronti per vincere. Se guardiamo anche la storia di Conte, ragazzi, lui, tolta l'esperienza alla Juve, ha sempre fatto massimo 2 anni in una stessa società e più delle volte il secondo anno o è andato via lui oppure è stato esonerato. Quindi questo va un po' a confermare quello che dice Fabrizio Romano, cioè Conte è uno da progetto, diciamo, massimo 2 anni. Si vince, altrimenti poi basta. E in 2 anni con i giovani diciamo che è abbastanza tosta. Per quanto riguarda la panchina del Napoli, ci dice Fabrizio Romano che il discorso Conte-Napoli invece è sempre stato interessante, ma da qui a dire che Conte al Napoli è fatta, non lo è. E questo lo avevamo detto anche con Di Marzio. Non è mai stata fatta e non c'è mai stato un accordo sia a livello economico che a livello progettuale. Ecco, due cose fondamentali: economico e progetto.
è tutt'altro che fatta ed è un discorso complesso, perché il Napoli oggi vorrebbe un allenatore con cui impostare anche un ciclo su valutazioni a lungo termine diverse. E quindi qui ci allacciamo a quello che abbiamo detto prima. Conte ha fatto massimo 2 anni nella stessa società e questa cosa che abbiamo appena letto va a cozzare con questo, diciamo, trend della carriera di Conte. I nomi di Pioli e Gasperini restano assolutamente validi. Non c'è ancora un accordo fatto con un allenatore e sappiamo che con De Laurentiis ci vuole pazienza. Conte in questo momento ha dato apertura e disponibilità, ma non è in contatto con Napoli per un accordo. Quindi ragazzi, diciamo che Fabrizio Romano segue la scia di Marzio, cioè la disponibilità c'è stata, ma dire che c'è un accordo è falso. Perché questo? Perché evidentemente non c'è l'accordo su termini economici e progettualità. E praticamente, secondo Romano, i nomi più, diciamo, in pole position, perché adesso piace dire in pole position, sono Pioli e Gasperini. E in merito a Pioli, adesso ci andiamo a leggere questo bell'articolo della Repubblica. È uscito, se non sbaglio, stamattina. Sì, stamattina alle 10.42. Siamo sul sito di Calcio Napoli 24. Il Napoli ha scelto Pioli. C'è un accordo verbale per un biennale con opzione. E già qui mi puzza un po' la cosa. Perché? Perché abbiamo letto prima, diciamo, se vogliamo seguire la scia di Fabrizio Romano, il Napoli vuole impostare un progetto a lungo termine. Un biennale con opzione per il terzo, per me, non è un accordo a lungo termine. Ecco, io per lungo termine intendo un triennale come minimo, più opzione per il quarto. Comunque, andiamo a leggere l'articolo della Repubblica. I contatti con l'entourage del tecnico vanno avanti da settimane. Nelle ultime ore è arrivato anche l'accordo verbale per un biennale con opzione per la terza stagione. La candidatura di Italiano si è raffreddata. Pioli ha battuto tutta la concorrenza addirittura. Ecco, voglio giusto aprire una piccolissima parentesi. La Repubblica ieri diceva che Italiano era tornato in pole position e oggi ha detto che è tornato in pole position invece Pioli. Chissà domani cosa dirà. Ultime gare sulla panchina del Milan, poi una nuova avventura pronta per iniziare. A meno di clamorosi colpi di teatro, con De Laurentiis non possono essere esclusi, Pioli sarà il prossimo allenatore del Napoli. E vi aggiungo poi un'altra cosa. Pioli oggi, nella conferenza pre-Milan-Genoa, diciamo, ha risposto alla domanda sul suo accostamento al Napoli, perché gliel'hanno fatta la domanda, e poi l'ha detto, diciamo, che non ha né smentito né confermato nessun pensiero, diciamo, il suo pensiero attuale è finire queste 4 partite, poi a fine campionato incontrare la società e poi si vedrà. Quindi ha detto tutto e niente. Ora ragazzi, io voglio dire una cosa. Allora, secondo me, sapete cosa sta facendo De Laurentiis? Questo che sto per dire non è una cosa campatenaria, ma è una cosa che negli anni ha fatto spesso. Cioè dire ai vari giornali di buttare così nel calderone, buttare così in pubblica piazza il nome di un allenatore e dire: è fatta, ormai è fatta, sarà lui l'allenatore. Questo perché? Perché così capti il parere della tifoseria. Questa cosa, farla oggi, non avrebbe molto senso, perché sappiamo qual è il volere della piazza, è Antonio Conte. È così da mesi, però io sto vedendo in giro, dopo la notizia di stamattina, che comunque anche qui a Napoli sta partendo una specie di hashtag No Pioli, un po' come hanno fatto i milanisti con Lopetegui. I milanisti fecero l'hashtag No Lopetegui, la dirigenza ha captato questa cosa, e tra parentesi ci fu anche una petizione che raccolse un sacco di firme. La società ha capito questa cosa e ha detto: Lopetegui non lo prendiamo più. Secondo me De Laurentiis sta facendo la stessa cosa con Pioli, quindi dà in pasto alla piazza il nome di Pioli, vede che comunque la risposta è negativa, e secondo me questo sarà, diciamo, l'assist a De Laurentiis per dire: va bene, non volete Pioli, adesso vi porto un italiano. Perché io sto vedendo in giro comunque gente per dire: piuttosto che Pioli preferisco che venga un italiano. E vi dico la verità, lo penso anch'io questo. Cioè, io se devo scegliere tra Pioli e italiano, mi prendo tutta la vita italiano, perché comunque ha dei margini di crescita migliori. Spero che abbiate capito quello che volevo dire. Quindi questa cosa va a confermare che Pioli non sarà il prossimo allenatore del Napoli. Quindi togliamo Pioli, togliamo Conte, chi sono rimasti? Gasperini, e tra parentesi
Un altro giornale diceva che Manna pensa che Gasperini sia il nome perfetto per la filosofia del player trading del Napoli e per appunto per ricominciare un nuovo progetto. Se non sbaglio era stato il Mattino a dire questa cosa. Poi chi è rimasto? Italiano, che è sempre stato, diciamo, quel nome che De Laurentiis voleva prendere sin dall'anno scorso. E poi ci sono i famosi Mister X, quei nomi alla Garcia, nomi che nessuno fa e che così da un giorno all'altro. Quindi ragazzi, per chiudere, l'unica certezza che abbiamo è che l'allenatore verrà annunciato a fine mese, però questa esclusiva della Repubblica secondo me sa tanto di vi butto il nome di Pioli così vedo la vostra reazione, la reazione ovviamente è negativa e quindi Pioli non verrà preso, io così la vedo. Detto questo ragazzi, chiudiamo il video con il report allenamento di oggi e diciamo che dal report allenamento non sono uscite notizie proprio rincuoranti perché abbiamo un bel problemino. Kvaratskhelia, in seguito a un risentimento muscolare alla coscia sinistra accusato un allenamento di ieri, ha svolto personalizzato in palestra, quindi Kvaratskhelia a oggi è in dubbio per la partita di Udine. Io non credo che a questo punto riuscirà a giocare dal primo minuto e per me onestamente è una notizia positiva perché Kvara ce l'ho contro il fantacalcio. Comunque, oltre a lui ci sono Juan Jesus e Politano che hanno svolto personalizzato in campo, quindi Juan Jesus e Politano potrebbero potenzialmente lunedì recuperare e partire dal primo minuto. E poi abbiamo Gollini che ha fatto metà seduto in gruppo e metà in personalizzato in campo. Zielinski proprio lo possiamo considerare già out per la partita di lunedì. Quindi ricapitolando, Zielinski out, Gollini out anche lui, Kvaratskhelia in dubbio, Juan Jesus e Politano secondo me potrebbero farcela per giocare dal primo minuto. Oltre a questo si sta parlando di un Østigard titolare lunedì. Perché questo? Perché c'è Lucca e quindi c'è bisogno di una difesa sulle palle aeree importante. Si sta parlando di Mario Rui al posto di Oliveira. Vabbè, comunque la probabile formazione magari ne parliamo con calma domani in un video apposito. Quindi ragazzi, questo è quanto. Abbiamo anche letto il punto di vista di Fabrizio Romano, che secondo me è tra i migliori e che quando parla è perché le cose le sa effettivamente. Detto questo, fatemi sapere la vostra nei commenti, fatemi sapere se anche per voi questa notizia su Pioli è giusto perché la società vuole captare l'animo dei tifosi o pensate che sia veramente lui alla fine il nome scelto. Detto questo, lasciate un bel like, mi raccomando, se il video vi è piaciuto iscrivetevi, mi raccomando che è totalmente gratis e poi attivate la campanella. Noi ci vediamo domani ragazzi, buon 4 maggio a tutti quanti, forza Napoli sempre, e buon sabato anche perché oggi è sabato, e noi ci vediamo domani.